all'identità nazionale, è una ferita che non potremo mai dimenticare. Quindi, come prima cosa, permettetemi di volgere un commosso pensiero a tutti i sentimenti di vicinanza del governo, ma credo e sono sicuro di interpretare di tutti gli italiani per i familiari, il pensiero a queste vittime e ai loro familiari. C'è un altro dato che nello stesso tempo ci incoraggia. Oggi segnaliamo 1.434 guariti, è il numero più alto. Quindi ci confronteremo adesso a inizio settimana con gli scienziati, i nostri esperti, con il Comitato Tecnico Scientifico e confidiamo che ci portino delle buone notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili e attenti, ovviamente per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni. Oggi vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato. L'ho detto nei giorni scorsi, lo Stato c'è. Ci sono tanti cittadini in difficoltà. Vorrei dire loro che non stiamo girando il volto, lo sguardo dall'altra parte. Siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci sono tante persone che soffrono. Sono sofferenze psicologiche, ce ne rendiamo conto, non tutti. Siamo abituati a stare in casa, non eravamo abituati a stare in casa e a limitare gli spostamenti, ma ci sono anche tante sofferenze materiali di chi addirittura inizia ad avere qualche difficoltà o già ce l'aveva per quanto riguarda i generi alimentari, l'approvvigionamento, per quanto riguarda prodotti farmaceutici. Di qui con il ministro Gualtieri, con tutti gli altri ministri e le nostre strutture abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci. I sindaci sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Disponiamo, ho appena firmato un DPCM che dispone, a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Ma al di là di questo, forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini, ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi, da questi 400 milioni che verranno distribuiti da tutti gli 8.000 comuni del nostro territorio, nasceranno dei buoni spesa, delle possibilità di erogare da parte dei comuni dei generi di prima necessità, generi alimentari, con la catena anche della solidarietà, servizi civili e tutta la catena del volontariato del terzo settore. Noi confidiamo quindi che già dall'inizio della settimana prossima i sindaci siano nella condizione, attraverso servizi sociali, associazioni di volontariato e del terzo settore, di erogare concretamente questi buoni spesa o anche di consegnare direttamente generi derrate alimentari alle persone bisognose. Non vogliamo lasciare nessuno solo, abbandonato a se stesso, soprattutto in un momento in cui l'intera comunità nazionale è così sofferente e ci sono quindi delle sofferenze ancora più acuite. Siamo, l'ho detto, siamo tutti sulla stessa barca, stiamo tutti vivendo questo disagio, questi sacrifici, dobbiamo aiutare chi in questo momento è in maggiore difficoltà. Deve nascere questa catena di solidarietà e anche la ragione per cui nell'ordinanza della Protezione Civile noi abbiamo anche previsto delle misure rafforzate per favorire le donazioni. Donazioni quindi da parte anche di produttori, distributori. Non vogliamo tassare la solidarietà. E anzi faccio un appello anche alla grande distribuzione perché possano aggiungere, semmai di loro, un 5%, addirittura un 10% di sconto a chi acquista
con questi buoni spesa. Un'ultima notizia aggiungo rispetto poi e lascio la parola al Ministro Gualtieri. Stiamo lavorando intensamente perché con la Ministra Catalfo in particolare, che ringrazio, con l'INPS, gli uffici dell'INPS e il Presidente Tridico, perché chiaramente abbiamo varato alcune misure. Adesso è importante che le misure importanti, stiamo parlando di 25 miliardi stanziate col decreto Cura Italia, arrivino subito nelle tasche delle famiglie, delle imprese, dei cittadini. Vedete, non è semplicissimo, lo voglio chiarire, perché parliamo di 16 misure di differente tipologia per circa 10 miliardi. È una platea di 11 milioni di persone. Stiamo facendo di tutto perché la burocrazia, i tempi ordinari della burocrazia a cui siamo abituati siano non solo dimezzati, ma vorrei dire addirittura azzerati. Su questo io stesso sono intransigente e devo dire che gli uffici dell'INPS stanno lavorando alacremente, quindi vogliamo mettere in condizione tutti coloro che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria, alla cassa integrazione in deroga, a poter beneficiare ovviamente delle somme a cui hanno diritto nel più breve tempo possibile. Un grande sforzo perché tutti questi pagamenti siano formalizzati possibilmente entro il 15 aprile, a dispetto dei tempi che sono stati indicati normativamente, se possibile anche prima. Questo vale quindi per cassa integrazione ordinaria, per cassa integrazione in deroga, vale anche per i vari bonus. Noi abbiamo previsto il pagamento di 5 bonus indennizi, come sapete, da €600 che vanno a beneficio di liberi professionisti, collaboratori coordinati, continuativi, iscritti alla gestione separata dell'INPS, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lavoratori stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli, dello spettacolo. Ecco, tutti questi hanno diritto a un bonus riferito al mese di marzo. Stiamo facendo di tutto perché, già potendo presentare la domanda al 1 aprile, con un semplice PIN semplificato sul cellulare, verrà scaricato collegandosi al portale dell'INPS, si possa, attraverso l'ausilio di patronati, consente, ottenere subito la disponibilità di queste somme. E poi ci sono anche modalità, come dire, anche qui percorsi burocratici accelerati per godere dei nuovi congedi parentali Covid-19 e anche dei moduli, dei percorsi molto rapidi per le stesse imprese. Vi chiedo di comprendere questo sforzo. La macchina statuale purtroppo richiede delle procedure, dei procedimenti complessi. Noi stiamo facendo l'impossibile veramente per azzerarli. Grazie, Ministro Gualtieri.